Seconda tappa nel mondo del Lambrusco e dopo l'oscuro Graspa Rossa ci rivolgiamo a quello che considero il prototipo del Lambrusco d'eccellenza, il Sorbara, che in realtà rosso non è, ma è piuttosto rosé. È il più grande alleato della cucina locale grazie alla sua straordinaria vena acida e sapida. Il Sorbara è un Lambrusco che sta ottenendo un successo planetario, smarcandosi dall'antica immagine del Lambrusco di quantità e abboccato per entrare nell'Olimpo degli spumanti rosé, vicino ai più grandi del mondo. Sono vini di estrema delicatezza, mineralità, che si sposano straordinariamente alla cucina e che mantengono un'eleganza sopraffina. Parliamo della denominazione Lambrusco di Sorbara DOC e di questo stile attraverso la famiglia che ne ha fatto una bandiera, i Chiarli. Il Lambrusco del fondatore proviene dalla tenuta di famiglia che è curata con meticolosità come un grande cru. Da terreni profondi, ricchi, limosi, nascono queste uve che danno un vino che ha la straordinaria capacità di unire la delicatezza e l'eleganza al carattere. Il Lambrusco del fondatore non è prodotto in autoclave come la maggior parte degli spumanti Lambrusco, ma è ottenuto con la rifermentazione in bottiglia. Sin dal colore si riconosce la delicatezza di questo vino, un rosa pallido che tende al salmone. Il profumo però sprigiona frutti freschissimi, fragoline e lampone e una caratteristica nota floreale, specialmente di violetta e di rosa. Al palato, secchissimo, freschissimo, molto delicato, con un perlage davvero ben dosato e un finale profondo e minerale. È importante nel mescerlo andare con lentezza per non smuovere eccessivamente quel fondo di lieviti che per tradizione rimangono nella bottiglia. Arrivederci alla prossima tappa dei viaggi di Civiltà del Bere.